sarà andata la gara degli ascolti TV ieri pomeriggio, domenica 21 aprile? Mara Venier ne esce con le ossa rotte. La domenica di Rai 1 continua a tingersi dei colori di Domenica In, con Mara Venier e gli ospiti che ogni settimana si susseguono nel popolare studio romano. Si spazia dalla musica alla televisione, con dei talk spesso dedicati a personaggi purtroppo scomparsi, che amici e familiari hanno il piacere di ricordare. Ieri ad esempio è stato il turno di Walter Chiari, con suo figlio Simone Annichiarico, che ha ripercorso le tappe salienti della vita e della carriera di un immenso professionista. La musica è parte integrante della trasmissione, che continua ad essere un punto fermo nei pomeriggi degli italiani il fine settimana, anche se la sfida contro Mediaset non è sempre semplicissima per la Zia d'Italia. Nella prima parte della stagione se l'è vista con Amici 23, collezionando spesso una serie di sconfitte notevoli. Attualmente il Biscione pone le ultime puntate di Terra Amara, soap opera turca amatissima giunta quasi al gran finale per la tristezza di parecchi fan italiani. Come sarà andata nella giornata di ieri? Mediaset ha dominato soprattutto a partire dalle 15 circa, dove l'asticella dello share ha raggiunto dei picchi davvero memorabili. Mara Venier e la guerra degli ascolti TV. Lo share di Terra Amara è incredibile. Su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In ha convinto 2.327.000 spettatori con una percentuale di share pari al 16,5% nella presentazione. Successivamente, 2.633.000 spettatori e il 19,8% di share nella prima parte dalle 14.30 alle 15.20 circa, 2.146.000 spettatori e il 18,2% nella seconda parte dalle 15.30 circa alle 16.50 circa e 1.763.000 spettatori con il 16,6% di share nell'ultima parte. Da noi, a ruota libera, la proposta di Rai 1 successiva con Francesca Fialdini si ferma a 1.715.000 spettatori con il 15,3% di share. Veniamo a Canale 5 e a quella che è stata una vera e propria impresa, considerando la differenza tra le varie proposte, nessuna in diretta rispetto ai competitor. Beautiful a partire dalle 14 su Canale 5 ha convinto 2.584.000 spettatori, 18,6%. Terra Amara invece ha raccolto 2.734.000 spettatori con una media di share pari al 22,1%. Numeri da capogiro che ancora una volta segnano il dominio incontrastato della soap, maggiormente nella fascia pomeridiana rispetto a quella in prima serata. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin che si è difesa con 2.294.000 spettatori e il 21,3% di share nella prima parte e 2.59.000 spettatori e il 18,1% di share invece nella seconda parte. Mediaset vola sia il sabato sera, ma anche la domenica pomeriggio con due prodotti che rappresentano una vera e propria forza per l'azienda. Sia la serie che il talk della Toffanin sfiorano dei picchi che si vedono addirittura in prima serata e che Canale 5 nell'ultimo periodo fatica a raggiungere.